300 e tasso a, non so, 80, qua rimane, vado più 20. Poi di come vengano distribuiti questi 20 è tutto un altro discorso di redistribuzione della ricchezza, che in Italia, diciamo, è un grosso problema, dato che il 10% delle famiglie detiene il 46% della ricchezza. E ci sia un problema di distribuzione fuori di dubbio, quindi dice, qua non lo nego, basta assolutamente, anzi è uno dei problemi che andrebbe immediatamente affrontato. È ovvio che se questo ha più 20 c'è un meno 20 da qualche altra parte, per forza, che dà saldo 0. Ok? E questo è il famoso deficit di bilancio, no? E il pareggio di bilancio è ovviamente questo. Spendo 100, tasso 100, qua vado a 0, qua vado a 0. Cosa mi rimane in tasca a me? L'unico, che cosa la faccio la spesa? Non so, con che cosa pago il mio figlio all'università? Zero, con che cosa pago le cure a nonna? Zero, non niente. Vado dalle banche private. No? E quindi aumento il mio debito con le banche private. Non aumenta il debito dello Stato, aumenta il debito privato, quello che è la causa dell'attuale crisi economica. L'esplosione del debito privato. E lo dice anche la Commissione Europea, lo dico insomma. Anzi, la Commissione Europea dice addirittura altro. In un report del settembre 2012 la Commissione Europea ha detto esplicitamente che il debito pubblico italiano, che tutti dicono, no? Troppo elevato, insostenibile, bla 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 bla. La Commissione Europea nel report sulla sostenibilità fiscale settembre 2012, pagina 39, pagina 42, dice che l'unico debito sostenibile, sia nel breve che nel lungo, quindi in tutte e due i lassi di tempo, l'unico debito sostenibile di tutta l'area dell'euro, e non solo, anche dell'Unione Europea, è quello italiano. Quindi c'è qualcosa che non torna, insomma, con quello che ripetono, no? I vari Pallarò, i vari Floris, i vari Santoro, i vari, no? Travali, eccetera, eccetera. Poi, questo è il pareggio di bilancio e questo è il surplus. Però spiega perché. Il surplus di bilancio è quando spendo. Sì. No, perché diceva Mazzello, perché lì sotto c'è la riserva privata che è superiore. Ah, sì. Cioè, diciamo che ci sia una. Una grande influenza di elite private, elite capitalistiche private, molto molto influenti qua dentro, questo ci sta, diciamo, dai tempi di Marx, insomma, già Marx lo diceva, ne parlava già prima della descrizione del capitale. Se porti Valerio sul sentiero del tecnico ti seguirà fino agli abissi. Non si può volare perché altrimenti puoi parlare da solo. No, infatti non mi ha detto perché insomma non è il caso. Però. Allora, vabbè, no, qua c'è. Perché lo diceva? Perché sennò sembra che lo dice così. Sì, è ovvio che sto facendo una semplificazione per permettere a tutti di capire, insomma, sennò ce la raccontiamo in due e non è il caso. Qua vado a meno 20, quindi io se prima avevo al massimo, che ne so, qualche euro in saccoccia che mi era rimasto, qua me lo levano. Però lo Stato è ricco, lo Stato è sta più 20, ha fatto il surplus, è virtuoso. La follia pura. Dunque ci provò Clinton a fare questa roba qua, ci provò Clinton nel 98. L'economia statunitense crollò in una spirale recessiva non indifferente, tanto che la crisi del 2007 doveva iniziare nel 2000, poi c'è stata la guerra in Iraq, che guarda un po', però questi sono altri discorsi. E questo sostanzialmente come funziona lo Stato sul Stato con la spesa, le tasse, il deficit di bilancio, la legge di bilancio e il surplus di bilancio. Ma c'è anche questo, come abbiamo detto prima, che è ovvio che lo Stato commercia con l'estero, ha dei trasferimenti di capitale con l'estero, bla bla bla. È ovvio quindi che sulla strada che stiamo percorrendo noi, cioè quella del pareggio di bilancio, no? qua zero, no? L'unico modo per andare a un più, qua un qualcosa in più che mi rientra in tasca, è ovviamente l'export. Questa è l'importazione e queste sono le esportazioni, no? Io
esporto di più di quello che importo, e qua, non so, per esempio vado a 100, ma vado a 80 e qua ho un più 20. Wow. Il punto è oggi che se noi ci troviamo costretti appunto da questo meccanismo qua, che è quello dell'euro, che ha cancellato questo, l'euro ha cancellato di fatto il governo, quindi la spesa del governo, la spesa pubblica, no? Io per avere il più 20 poi detto, sono costretto a esportare. Il punto è, non potendo svalutare il cambio, il tasso di cambio, perché ho l'euro che è un regime di cambi fissi, quindi non posso muovere il cambio dall'euro tra Italia, Francia, Germania, Spagna, non posso muovere il cambio sempre uno a uno. Un euro in Italia vale un euro in Spagna, vale un euro in Germania, vale un euro in Grecia. L'unico modo che ho per fare questo è svalutare il lavoro. Cioè, se non si svaluta la moneta, si svaluta il lavoro. Non lo dico io, l'ha detto anche Fassina da Santoro. Quindi vi riporto a un caso classico. Negli anni '80, se un paese andava in crisi, diventava estremamente conveniente andare a farci le vacanze, perché la nostra moneta era più forte. Sì. Un paese era in crisi, c'è una svalutazione della sua valuta, in questo modo diventa più competitiva e può recuperare dalla crisi. Con la situazione attuale, la Grecia che va in crisi aumenta. Quindi per me italiano che vado in Grecia, io spendo di più. Sì. Ma se tutto costa di più, come faranno a riprendersi se non possono svalutare? Andranno sempre più in crisi. Ma infatti anche questa leva venne utilizzata per gli scambi import-export che dicevamo prima, perché gli stati riducevano il loro valore della moneta, diventavano competitivi sui mercati esteri e di conseguenza ricevevano maggiori acquisti da parte degli stati esteri. Certo, ovviamente. Anche accettando, l'ultima considerazione, anche accettando che questa cosa sia accettabile, c'è un altro punto che è quello che porta a Bagnani. Il paese virtuoso è quello che esporta, ma se fossimo tutti virtuosi esporteremmo sulla luna. Esatto. Quindi è ovvio che se qualcuno vince gli altri stanno perdendo, perché i soldi sono sempre quelli che passano da parte all'altra, e se qualcuno incassa qualcuno paga. C'è sempre una partita doppia, se c'è un debito c'è un credito, se c'è un'importazione c'è un'esportazione. Perché siamo in un regime di moneta unica, se ognuno avesse la sua moneta, la moneta potrebbe aumentare. E quindi non ci sarebbe più una partita doppia così pulita tra diversi stati. Quindi, eliminato questo, eliminata la flessibilità del cambio, cioè il cambio che svaluta, rivaluta, non muove, qual è l'unico modo per fare questo? Distruggere, isolare. Certo. Non c'è altro modo, non posso svalutare il cambio, non posso usare la spesa. Distruggo i salari, ma io oggi con chi competo? Con il Bangladesh? Con l'India? Con il Sud America, con la Cina e con l'est di Grecia. Ce lo vedete un operaio italiano a 200 euro al mese e un piatto di riso? Uno. Due. Se anche ce lo vedete, questa cosa distrugge la domanda aggregata. Esatto. E quindi le aziende non si riprenderanno mai sul mercato interno, che in un'economia sana è più del 90% dell'economia. Noi stiamo facendo tutto questo ragionamento su un marginale. Mentre il 90 e passa per cento dell'economia sta crollando, perché crolla la domanda, in quanto non ci sono più i salari. Infatti il rischio più grande di questo sistema è la deflazione per le aziende italiane. Cioè, produrre un prodotto che domani costerà meno di quanto prima. Dicevamo prima. Cioè, avrà un prezzo di vendita più basso rispetto al costo che sta. Combattiamo l'inflazione, ma l'inflazione in sé non è negativa, anzi. La deflazione è negativa. Allo stesso modo c'è un altro esempio che portava Basnard, che era molto semplice, sul debito pubblico. Se il debito pubblico è un problema, perché nessuno stato al mondo c'è il credito pubblico? Ce n'è praticamente uno che ha un debito pubblico, o almeno un debito pubblico quasi uguale a zero, che è la Norvegia, ma solamente per come il suo riserto petrolifero, che esporta tutto il mondo, quindi tutto l'altro, visto che entra da questo, è conveniente per pagare questo. C'hanno un credito a livello europeo, insomma, c'è la Norvegia, un caso su tutti gli altri paesi del mondo. Allora, questa è la piramide, diciamo, di come
funziona questa roba qua e come funzionava, diciamo, l'Italia con la lira prima del 1981, che per motivi di tempo, diciamo, non ci entrerò. Dunque c'era il governo che emetteva la sua moneta, la sua valuta, andava all'interno delle riserve delle banche, andava sui conti correnti delle famiglie, delle imprese, del dipendente pubblico, eccetera, eccetera. Molto, molto semplice. Il governo aveva il monopolio della sua valuta. Come abbiamo detto, molto semplice. Esattamente. Garantito dalla forza, ancora di più. Esattamente. Questo è l'euro. Ricordiamo che la BCE non compra titoli di Stato sul mercato privato, per cui i soldi che dà in prestito li dà le banche private, a cui poi vanno a bussare gli Stati. Gli Stati diventano un soggetto privato che in qualche modo rappresenta un insieme di famiglie. Non sono più un soggetto in controllo dell'economia, ma sono strumenti economici. Questo è vero all'atto pratico ed è vero all'atto politico. Un decreto di programmazione economica finanziaria, e questo lo dice anche Monti, e quindi stiamo sempre lontani dai rivoluzionari maoisti o marxisti, prima di poter portare alle Camere una finanziaria me la devo far approvare dalla Commissione Europea e dalla BCE, se no neanche arriva al voto. E questo dipende dal Trattato di Lisbona, non da Maastricht. Sì, dal Trattato di Lisbona. La Lisbona è, diciamo, confermato da fiscal compact, la Costituzione, l'ultima spada di Damocle che abbiamo da qui al 2034. Esattamente. Sì, questo è, diciamo, come funziona l'euro. Al posto dello Stato, del governo, c'è la Banca Centrale Europea, che è totalmente indipendente da qualsiasi istituzione europea, quindi non è neanche controllata dalla Commissione. La Banca Centrale ha veramente un comitato direttivo ed un consiglio esecutivo che sono totalmente indipendenti, anche se è composto, diciamo, da vari membri delle banche centrali dei singoli stati che fanno parte dell'euro. Ma in teoria chi li nomina? Da solo. Si autonominano, c'è un incrocio di nomine allucinante. Cioè, andare a approfondire qual è la situazione delle nomine nell'Unione Europea è ufficialmente i governi, ma dal momento che loro entrano o alla Commissione Europea o al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, sono totalmente svincolati dagli interessi del loro paese. Tenete presente, cioè, che non fanno la Commissione Europea, parliamo di un organismo non elettivo, puramente nominato, che ha circa 5.000 sottocommissioni. Il governo dell'Europa non è eletto da nessuno. Democrazia. Il Parlamento Europeo è privo di potere legislativo. Il Parlamento Europeo può solo approvare le leggi proposte dalla Commissione Europea. Se non le approva, la Commissione le può far passare d'accordo con il Consiglio dei Ministri d'Europa o le può emendare a suo piacimento, ma il Parlamento non ha neanche il potere di emendare una legge. Può solamente dire sì. Emendare, penso sì. No. Al massimo può dare indicazioni, ma l'emendamento proporli, ma non è detto che vengono accettati. Cioè, può dire: guarda, questa legge non mi va bene, io la farei così. Ok, non me ne frega un cavolo, grazie. Consultivo, insomma. Sì. Parare così. Veramente consultivo. Possono soffrire dicendo qualcosa, ma poco. Sì. Quindi l'euro dalla Banca Centrale Europea viene emesso all'interno delle riserve di banche private, che so che sono non solo banche, ma sono anche, diciamo, fondi speculativi, fondi pensione, fondi sovrani, insomma ci sta un bel po' di roba qua dentro. Le banche private, insomma, per semplificare, prestano i soldi agli stati che offrono dei titoli di Stato, con un determinato tasso di interesse. Di cosa? Le quarta mano, tutte le famiglie, no? Esattamente, cioè
va detto che in questo caso i titoli di Stato rappresenteranno un debito vero. Un debito vero, perché quelli che... Per i quali ci paghiamo gli interessi. Esattamente, perché? Perché sono gli Stato che prende che non possono essere stampati. Lo Stato che li prende in prestito, cioè non li emette più, come faceva qua, poi quei soldi che prende in prestito, ad esempio 1000 euro, che dà poi alle famiglie, alle imprese, è ovvio che poi alla scadenza del titolo di Stato deve ridarli, ma non deve dare 1000 euro, 1000 euro più tasso di interesse. Ecco perché e quindi è ovvio che aumenta la tassazione. In questo gioco, se ho capito bene, però la BCE dalle banche può comprare quei medesimi titoli di Stato. Se vuole, se vuole, ma c'è sempre che sono quelli che vuole, degli stati che vuole. Quando lo faccio, in realtà basta l'annuncio centrale. In realtà è bastato spesso l'annuncio della BCE che dice: comprerò titoli di Stato italiani sul mercato secondario, lo spread va giù. Sì, esattamente. Non li comprano più, lo spread va su. E dobbiamo far cascare i governi. Ora, io personalmente non sono esattamente di destra, diciamo che sono più altro marxista, per cui nulla di simpatia nei confronti di Berlusconi. Ma l'idea che Berlusconi sia stato fatto cadere da Draghi mi fa incazzare, ma mi fa profondamente incazzare. E poi no, c'è l'ultimo che volevo stare dicendo prima, c'è sempre una clausola, cioè volendo anche che la banca centrale compri i veri titoli di Stato, no? Sul mercato secondario c'è una piccola clausola che non tutti hanno letto della banca, del regolamento della Banca Centrale Europea, che si chiama OMT. Outright monetary transaction, che è praticamente la Banca Centrale Europea dice: sì, io te li compro, ti do sempre, ma tu continua a fare cosa? L'austerity. Io te li compro, ti do, ma tu fai quello che ti condiziona quello. Allora a che serve comprare il territorio? Da qua nasce, ce lo chiede l'Europa. Ce lo chiede il famoso vincolo esterno, ce lo chiede l'Europa. Ma è quello che fa il Fondo Monetario Internazionale. Ah, esattamente. Mentre Blanchard ha riconosciuto che il moltiplicatore della spesa pubblica esiste ed è molto maggiore di uno, capo monetarista del Fondo Monetario Internazionale, capo economista. Dopo aver riconosciuto quindi il Fondo Monetario Internazionale che la spesa pubblica è necessaria, il giorno dopo il Fondo Monetario Internazionale pretende l'austerity contro i suoi stessi riconoscimenti, contro quello che loro stessi hanno dovuto riconoscere essere valido. Ma dottore, stesso sistema lo strozzino. Guarda, io in tutto ciò ho tenuto fuori da questo discorso lo strozzinaggio, perché se vogliamo parlare di strozzinaggio parliamo del MES. Quello è il vero strozzinaggio. Tutta la spesa pubblica italiana sommata, dei comuni, delle province, delle regioni, con le auto blu e la sanità, tutti insieme fanno il 5% di quello che ci costa ogni anno la somma di Fiscal Compact e MES. Sì, esattamente. Il 5%. Tipo così. Che se usciamo dal MES, per noi possiamo anche avere il triplo delle auto blu, ci avremo una quantità di soldi in più che non ci avete idea. Ma anche però gli hanno utilizzato questa parte. Dico auto blu sempre per citare la cosa più odiosa, Neanche quello, perché se almeno avessimo dato questi soldi per salvarci da qualcosa, sarebbe stato qualcosa. Poi cos'è il MES, esatto? Di salvare le banche tedesche che stavano. Ma no, è ancora più perverso il MES, al di là di come è stato applicato. Se andiamo a vedere come è fatto in teoria e non come è stato applicato, che è peggio, guardiamo come è fatto in teoria. Noi stiamo dando dei soldi che lo Stato prende a interesse delle banche private. Questi soldi costituiscono un fondo che viene gestito privatamente da soggetti nominati dal BCE, che è nominata dalla Commissione, che è nominata da burocrati e da governanti, perché sono gli Stati, non li eleggiamo comunque. Quelli sono nominati dagli Stati, ci si scorda in realtà di nominati dai governi degli Stati. Noi stiamo dando, approvando il MES, abbiamo preso in prestito dei soldi dalle banche private, li abbiamo dati al fondo di gestione del MES e li abbiamo dati con la garanzia che possono continuare a chiederli ogni anno nella quantità che vogliono loro senza che venga più votato, cioè in pratica abbiamo dato allo strozzino la firma sul conto corrente.
se dovessimo andare in crisi, loro ce li danno? No, ce li prestano interesse. E ha messo e li possono richiedere in qualsiasi momento e tutti. La Germania si è rifiutata. Ha detto che li passa per Bundestag e ogni volta decido. E per la Corte Costituzionale tedesca, se, ella, se essa dice che vanno bene, bene, perché la Corte Costituzionale tedesca è anche, diciamo, questa cosa è più uguale degli altri, più uguale degli altri della Corte Costituzionale tedesca. Hanno prestato orecchio. Questa è, un, cioè, è una delle storture più allucinanti, ma ancora è quasi secondaria, nel senso, anche senza il MES saremmo comunque nei casini. Sì, sì. Il MES è un'altra mazzata tra capo e collo di quelle che ci sta massacrando e che da solo ci costa più di tutto il resto della spesa pubblica, la pubblica per la pubblica amministrazione. Il MES è riassunto, in cui in è io prendo i soldi in prestito per dare al MES, il prestito del MES, se io sto in crisi, mi presta i stessi soldi che io gli ho prestato. Con il ricatto della politica e degli interessi, e con un ricatto di continuare sulla politica da spesa, e in più con il permesso di prenderli a piacere senza che io possa più votare o decidere. Esatto. Esatto. Perché se io nomino un governo che a loro non piace, l'indomani mattina lo devo fare cadere, perché altrimenti rischio veramente totale fallimento. Come se ne esce? Era la domanda di prima. Come se ne esce? Allora, il Trattato di Lisbona è un mattone che, se non avete provato a scaricarlo, scaricatelo, e vi accorgerete che servono 5 minuti solamente per scaricare il PDF. L'ho letto tutto, ci ho messo settimane ed è stata veramente un'ammazzata. È allucinante, pieno di riferimenti incrociati. È stato disegnato apposta per essere inemendabile, e lo dicono quelli che l'hanno scritto, non io. È stato scritto apposta in quel modo per non essere emendabile. Paola Muso diceva che se la storia ci ha insegnato qualcosa è che i trattati, quella che ha denunciato, esatto, se la storia ci ha insegnato qualcosa è che i trattati non si riformano, i trattati si stracciano e si rifanno. Ci sono, io vedo, quattro possibili vie d'uscita da questa situazione. Per una rivolta, per una via d'uscita politica, recediamo dai trattati e poi qualcosa si rifà. Una via d'uscita per una rivolta di strada sanguinaria di ideali, una via d'uscita per una rivolta di strada sanguinaria per fame e una via d'uscita per guerra. Chiaramente il sangue che viene versato per strada non è mai quello dei banchieri, è sempre quello dei poveracci, quindi è quanto più opportuno possibile cercare di uscire per via politica. Politicamente noi abbiamo una sola possibilità, non possiamo andare contro l'Europa, ma possiamo recedere i trattati. Volendo, se avessimo un Parlamento che fosse rappresentativo di italiani informati sulla questione, perché la maggior parte delle persone pensa che andare contro l'Europa sia una questione di nazionalismo nostalgico, in realtà è all'opposto. Come ricordava Nino Galloni, negli anni 70-80, quando non avevamo una moneta unica, collaboravamo con la Germania, ora sono nemici. L'Unione Europea ci ha reso nemici gli uni degli altri, mentre prima collaboravamo tra stati per mantenere l'un con l'altro le economie. E quindi l'unica via d'uscita è quella politica di recessione dai trattati. Una recessione unilaterale. Ma per fare uno Stato solo dovrebbe essere rivisto a livello. Ecco, questo è il discorso. Uno Stato può uscire. Allora, se esce un'economia di un forte calibro, di fatto crolla tutto il castello. Una delle economie che è stata più compressa dai trattati europei era la prima economia italiana per circa, la prima economia europea per 20-30 anni, e che grazie all'unificazione dell'Europa e all'unificazione finanziaria è diventata una delle fanali di coda. Se uscisse quell'economia, quella che è stata per tanti e tanti anni la più forte economia d'Europa, l'euro crollerebbe come un castello, ed è l'Italia. Noi abbiamo venduto alla Germania, venduto alla Francia, venduto alla Spagna di tutto. La livretta era quella che ci garantiva di riuscire a vendere. L'Italia della livretta, dove ci porta la livretta? L'euro forte ci sta impedendo di vendere qualunque cosa al di fuori dell'Europa, anche a livello globale. La moneta debole è un vantaggio nei commerci con l'estero. L'Italia è sempre stato un paese a forte trasformazione. Quelli che dicono che uscendo dall'euro sale la svalutazione del 30%, magari fosse, torneremmo ai livelli pre-euro.
Il problema, semmai, è che uscendo l'Italia crollerebbe l'euro e a quel punto dovremmo svalutare ancora di più. Quindi il problema del 30% di svalutazione è che non basterebbe. I terroristi dell'uscita dall'euro ci dicono che se uscissimo dall'euro arriveremmo ai livelli dell'Argentina, che è una cazzata, ma vi dico una cosa, magari fosse, perché l'Argentina è scesa sotto l'8% di disoccupazione. E oggi fa 10-12% di inflazione nominale, quella reale del 18-20%, ma quella che viene riconosciuta internamente come assegnamento di contrattuale di aumenti di stipendi è dell'ordine del 20-22. Quindi anche lasciando perdere il gioco un po' fittizio dell'inflazione reale sganciata da quella nominale che serve per ridurre i debiti, il tasso di interesse sul debito estero, comunque sia, sono in una situazione in cui gli stipendi crescono più dell'inflazione e la disoccupazione è sotto il 10%. No, però io vorrei... Che brutta fine. Io vorrei chiedere una cosa relativa ai trattati, perché, diciamo... uscire fuori dal trattato e rifarlo, no? Una ipotesi, significa non uscire dall'Europa, no? Ma, cos'è l'Europa? Ridisegnarla, dall'Unione Europea. L'Europa è un'espressione geografica, quella che abbiamo adesso è un'espressione di una struttura burocratica che non è un'unità politica. Questo castello di trattati ci porta a un soggetto burocratico di commissioni nominate prende non elettive fuori dal controllo, un governo finanziario degli stati membri. Non esiste, cioè l'errore più grosso è pensare che l'Unione Europea rappresenti l'Europa. In questo momento l'Unione Europea è una sovrastruttura burocratica che controlla l'economia, non è l'Europa. L'Europa è un'espressione geografica in primo luogo, culturale in secondo luogo e non è mai stata politica. Siamo andati verso una strada di una divisione culturale che ci sta ponendo uno contro l'altro gli stati europei. Sì, però la mia domanda è se uno decide e sarebbe possibile uscire, lasciare l'euro, sì, una volta entrati, perché ci sono pure quelli che non sono entrati, uscire dall'euro rimanendo e poi l'altra cosa, no, l'Inghilterra non è entrata, no, io parlo di quelli che parlo degli stati che sono entrati, che stanno già dentro, uscire dall'euro, è volutamente molto fumosa sul trattato di Lisbona e comunque noi abbiamo accettato una buona parte di quei trattati, quindi in ogni caso dovremmo recedere e poi contrattare un nuovo ingresso. Diciamo anche un'altra cosa, sì, sarebbe possibile, dovremmo recedere dai trattati e poi contrattare un nuovo ingresso a condizioni diverse per andare allo stesso livello di Inghilterra e compagnia. Ma diciamo anche che se fosse possibile a questo punto contrattare i trattati perché siano democratici, invece di essere una piramide burocratica dove il voto non ha più valore, faremo un grosso affare. E lo dico per andare nella direzione dell'Europa. Cioè se io voglio la fine di questa Unione Europea, ve l'ho detto prima, non sono di destra, sono marxista, quindi sono necessariamente internazionalista, se voglio la distruzione di questa Unione Europea è perché previene qualunque forma di internazionalismo. Qui abbiamo un governo finanziario sovranazionale che controlla gli stati non più sovrani. Nessuna democrazia è sovrana, noi la BCE e la Commissione Europea. È una forma di colonialismo moderno, diciamo così, quello che è venuto. Sì, in pratica abbiamo la compagnia delle linee al governo. La stessa funzione. Il coordinamento del paese. Queste sono cose che, da quanto ho capito, due ore sono poche. Due ore è anche un incontro solo, poi se vogliamo. Perché... Quindi la prossima volta partiamo proprio la mattina. Ben suicidio.